Con questo viaggio vi portiamo in Senegal, famoso per le bellezze naturali, per lo spirito artistico dei suoi abitanti, per la musica e l'artigianato, per le spiagge coronate da palme e per quello che la sua capitale, Dakar, richiama alla mente. A Dakar, nel quartiere di Wakam, troviamo il monumento al Rinascimento africano. La costruzione è rivolta verso l'Oceano Atlantico, indicando simbolicamente la Statua della Libertà americana. Al suo interno, oltre a un piccolo museo, troviamo le testimonianze della sua inaugurazione, avvenuta il 3 aprile 2010. Di fronte a 19 capi di Stato africani, una rappresentanza della Corea del Nord, il reverendo Jesse Jackson e il musicista Akon, entrambi statunitensi. La capitale del Senegal è anche la porta di accesso all'Île de Gorée, una pacifica isola tropicale che dista solo 3 chilometri dai palazzi del centro. Con le sue stradine sabbiose chiuse alle auto e gli edifici coloniali, quest'isola di 28 ettari contrasta nettamente con l'animazione urbana di Dakar. Le sue case in tinte pastello, la spiaggia scintillante e gli incantevoli panorami hanno un innegabile fascino. Tuttavia, la sua tranquillità nasconde un doloroso passato, costruito sulla tratta degli schiavi. L'Île de Gorée è un monumento alle innumerevoli vittime che passarono di qui durante il periodo più drammatico dell'Africa. La casa degli schiavi, ovvero la Maison des Esclaves, ne è triste testimonianza, con le stanze minuscole e buie che fungevano da celle di detenzione. Ceppi di ferro, moschetti e altri manufatti fanno rivivere gli orrori del passato. Una porta verso il nulla collegava le celle al punto d'imbarco finale, dove uomini, donne e bambini innocenti venivano allontanati per sempre dalla loro terra. A 40 km da Dakar troviamo il lago Retba o Lac Rose, appellativo dato dalle acque che si tingono di rosa a causa della presenza di alghe che producono un pigmento rosso, il carotene, per resistere ai forti raggi solari. Il lago è anche una fonte di reddito dovuto alla forte presenza di sale che viene estratto manualmente dagli abitanti dei villaggi presenti nel territorio. Scendendo a sud, verso Mombour, troviamo le zone più turistiche del Senegal. Qui l'accoglienza e l'ospitalità assume un carattere decisamente più europeo. Caratteristico il Paradise Rasta, un colorato ritrovo situato sulla laguna di Somon e raggiungibile con piroghe dalla terraferma. È
Bonjour, je m'appelle. Lui si chiama Rassa, è uno giovane senegalese che vive qui a Hambourg, che è 80 km da Dakar. Ha costruito questo ristorante che è proprio afro-giamaica, che vede tutti i colori e vede anche tutti i tipi di piatti, quello che c'hai. E non è mai uscito in Senegal, non è mai fatto l'immigrazione, e tutto quello che hai fatto lui se l'è cavato da solo qua. E lui praticamente questo mestiere è da 30 anni che le fa, è cominciato nel 1993. Quando sono venuto qua non sapevo che c'è tutti anche questo tipo di strutture, e io sono venuto proprio come una immigrazione che è partito qua in Senegal e è andato in Europa. Io ho partito dal mio villaggio, sono venuto qua per cercare il lavoro e poi mi è venuta questa idea. Come i tempi non avevo tanto ricco di soldi e mi sono pensato di lavorare con i turisti portoghesi, francesi, italiani, e mi è venuto di fare un ristorante proprio culturale e usando proprio i prodotti locali. Sul litorale della laguna di Somon, verso l'oceano, troviamo villaggi di pescatori che forniscono la materia prima su tutto il territorio limitrofo. L'unico mezzo di trasporto locale esistente sono carretti trainati da cavalli e asini. Verso sud, a Monbur, troviamo altre strutture alberghiere molto confortevoli, gestite per lo più da afroeuropei. Benvenuti a Grazia Maria, che è un hotel de charme a Saligny-Agnaral, in Senegal. Creando questa struttura mi sono ispirata come una mamma, una donna che parte in vacanza con la propria famiglia. Ho cercato di mettere insieme tutto, cioè l'essenziale tra albergo e residence. Il mio obiettivo oggi sarebbe di fare conoscere il Senegal, la destinazione Senegal in Italia. Il Senegal non è conosciuto come paese, come destinazione in Italia. Siamo vicino al mare, a 150 metri dalla spiaggia, a 2 km dal centro di questa stazione balneare, che è Salì. Siamo soltanto a 2 km, 3 km dalla villa principale di Mbour e 80 km di Dakar. Ci dirigiamo a sud, verso il delta del Siné Saloum, attraversando la distesa dei baobab, simbolo del Senegal e accentratore della vita sociale dei villaggi. Nel percorso troviamo il villaggio di Joal, collegato con la piccola isola Fadout. In quest'ultima la popolazione cattolica è numerosa ed è rispettosa e felice la convivenza con la realtà musulmana. Le due cittadine sono collegate da un ponte in legno lungo 800 metri.
fenomeno delle maree in quest'area favorisce la pesca e l'abbondanza di materia prima. Molto gustose le lumache di mare e caratteristiche le strade completamente realizzate con le conchiglie raccolte. Raggiungiamo il delta del Saloum sino all'isola di Marloji con una barca presa da Dangan. Percorriamo il fiume tra le mangrovie e le varietà di uccelli, al centro di una natura incontaminata, incontrando villaggi sparsi nel delta. Questa zona è principalmente turistica, data la bellezza del paesaggio naturale e la pace dei luoghi, lontani dalla civiltà caotica e rumorosa. A Touba, al centro del Senegal e 200 km da Dakar, troviamo la moschea più grande di tutta l'Africa. L'edificio è la dimostrazione di convivenza con tutte le religioni, di un Islam più conciliante. Difatti, chiunque abbia una fede può accedervi, donne, bambini, cattolici e musulmani uniti in preghiera. L'edificio è una fusione di stili e paesi. I marmi rosa provengono dal Portogallo, quelli bianchi da Carrara. Gli stucchi sono arabi e i tappeti provengono dal Belgio. Dirigendoci verso nord, sopra Dakar, troviamo il piccolo deserto di Lompul, che si estende lungo la costa e ripiega verso l'entroterra solo per qualche chilometro. Qui le dune sono alte e bianchissime, e in lontananza la notte si sente il rumore del mare. Un piccolo paradiso, lontano dal frastuono della capitale. Qui, difatti, è anche possibile pernottare in un antico villaggio di pastori trasformato in residence, dove le tende sono state perfettamente arredate con tutti i comfort di un albergo. Saint-Louis,
situata alla foce del fiume Senegal e al confine con la Mauritania, si sviluppa in parte su un'isola dove vi è il centro storico più antico. Collegata con la terraferma da un ponte mobile, opera di Gustave Eiffel, e con i suoi edifici coloniali in rovina, ha un fascino unico, tant'è vero che l'UNESCO lo ha dichiarato patrimonio dell'umanità già nel 2000. Nel vivace quartiere di Getandar, ovvero il villaggio dei pescatori di Saint-Louis, è possibile assistere al rientro dei pescatori dal mare, con le donne che scaricano quanto è stato pescato, fonte primaria di sostentamento. Visitare il Senegal vuol dire vivere emozioni, profumi, suoni e colori che pochi posti al mondo possono offrire. Luoghi e persone rimarranno sempre nel nostro cuore per la loro allegria e ospitalità.